Salva a tutti, ha fallito la seconda. Qui è l'eccellenza fisico-umana, il profeta della verità. Questa volta con l'occhialetto tattico da professore, perché vedevo un partito a lezione, senti che freestyle e combinazione. L'unico che ti fa uscire dalla Matrix del bodybuilding italiano. Scrausi hater falliti, rosiconi, che criticate il profeta. Ah, comunque stiamo sulle 3000 calorie, siamo scesi. Puoi darci una leggera ripulita, ma già. Guarda che cazzo di pagnotta che c'ho, pare che c'ho il Colosseo. Ci vediamo dopo la sigla, falliti. Oggi di che parliamo? Parliamo di tutte quelle persone che si approcciano al mondo della palestra. Molti mi dicono, profè, sono 2 mesi che faccio palestra e ancora non vedi i risultati. Cioè, se tu ti alleni da 2 mesi, ovviamente, non sai come allenarti, non fai le cose fatte per bene, è certo che non c'hai risultati. Quindi dobbiamo elencare, diciamo, alcuni punti per far sì che anche tu, scrauso, sottiletta oppure gommone di Lampedusa, abbia i tuoi progressi. Quindi, primo punto, devi definire per bene un obiettivo. Come vuoi diventare? Grosso, diciamo, nei limiti natural, estetico, ovvero magari più definito, più, diciamo, un fisico da fitness o più da bodybuilder. Quindi l'obiettivo è molto importante. A seconda dell'obiettivo ti devi muovere in una determinata maniera. Secondo, poi, dovete curare l'alimentazione. Quindi o va affidata al nutrizionista, quindi affidatevi al nutrizionista. Oppure, no, c'è un'alternativa, o studiate per cazzi vostri, comunque la strada sarà molto più lunga. Questo punto è molto importante, anche perché senza un'alimentazione bilanciata per quanto riguarda i macronutrienti e le calorie, diciamo, che una persona deve avere, perché magari una persona esperta come il profeta, cioè io posso andare pure a occhio, anche se preferisco sempre utilizzare l'applicazione che vi ricordo, il profeta Fat Secret, inserendo tutti i cibi che vado a mangiare. Ma ovviamente se devo perdere peso, preservando la massa magra nel possibile, se devo aumentare, magari andare in surplus calorico, devo tenere conto delle calorie che io vado ad assumere. Terzo punto, anche questo molto importante, forse uno dei punti più importanti, è l'allenamento. Molti dopo un anno dicono, oh, io mi so allenare, ma che te sei allenato? Te sa fa proprio un cazzo, te lo dico io, perché vedendo persone che mi dicono mi so allenare, guardo gli esercizi, sono scandalosi. Non hanno movimento, ovviamente in un anno non è che puoi imparare chissà che, devi imparare ad, diciamo, ad utilizzare il cedimento, ad andare al cedimento, a sentire bene il peso e soprattutto un'altra cosa molto importante è la tecnica, cioè voi senza la tecnica corretta non fate un cazzo, non andrete da nessuna parte, perché andrete a progredire soltanto su una tecnica sporca sugli esercizi. E se voi, ad esempio, mi fate una panca sporca, nel senso con i gomiti larghi, e vi fate anche rimbalzo sulla pancia, oppure sul petto, oppure vi fate da alzate laterali che sembra che starà a sparare un piccione, o starà a fare la pettoral machine che starà a stridolare un orso. Cioè questa è, diciamo, la pulizia degli esercizi fatti per bene è molto importante. Un altro punto molto importante è non farsi prendere dalla fretta, perché se voi avete fretta farete proprio un cazzo. Se una persona ha fretta di arrivare, voglio andare lì, voglio superare quello step, non farete niente. Ci vuole pazienza perché la calma è la virtù del profeta, la virtù dei forti. Dovete avere calma e fiducia nelle vostre possibilità. Quindi ci vuole pazienza, se adesso fate schifo, che siete proprio dei budini, dovete già visualizzarvi come sarete successivamente. Perché adesso fate cagare, ma se voi vi immaginate, provate le emozioni, cioè provate a sentire le emozioni che voi proverete una volta raggiunta una determinata forma profetica, e se voi già pensate a come sarete, magari nella vostra testa lo sarete e farete tutti quei passi per arrivarci. Quindi questo è molto importante, visualizzare che, ragazzi, e abbiate pazienza. Anche un altro punto molto importante, non paragonarsi agli altri, perché ognuno ha la sua struttura, ognuno ha la sua genetica, ognuno ha la sua storia. Quindi io, il profeta della verità, il numero uno della scena, sono il numero uno per quello che sto facendo, per i miei obiettivi, per quello che sto superando. Io non mi confronto con nessuno, ma con chi mi devo confrontare? Mi confronto con me. Adesso come sono, come sarò e il mio me del passato. Infatti se mi vado a vedere foto di come ero prima, dico, mamma mia, profeta, ogni anno stai facendo progressi. Cioè io da quando ho aperto il canale, che era 1 anno e mezzo, 2 anni fa, ho fatto un cambiamento veramente eccezionale. Pesavo 77 kg, stavo in una fase comunque di cut, che era, diciamo, una quarantena. Sto arrivato adesso a un peso
di 90 kg, adesso ho tagliato sulle 3.000, quindi sto 88 e mezzo, comunque già se stiamo a spannare. Quindi questo è molto importante, già visualizzare, perché io già quando ho aperto il canale già visualizzavo il risultato che sarei arrivato da natural. Un altro punto fondamentale: non prendete scorciatoie se non avete comunque ambizioni da gara, se non dovete fare un cazzo, se dovete soltanto sfoggiare il fisico, diciamo, al mare, anche perché naturalmente voi da naturali, se fate le cose fatte per bene, sfoggerete un cazzo di fisico eccellente. Cioè, il profeta quando vado al mare mi dicono: mamma mia, ma che sei, Apollo? Cioè, sei tutto tirato, oh, mi sembra Apollo Creed, oppure il dio Apollo. Ma perché quando vado al mare comunque c'ho un bel tiraggio, belle masse, mi vedono. Ma proprio ammazza che addominali, dico che non vedi che citofono, c'è cioè, grattugi pure il parmigiano. Sto tirato tutto quanto naturalmente, quindi c'è la doppia soddisfazione. Mi vedo capire con belle masse, un bel tiraccio, ovviamente. Cioè, mi guardo allo specchio e dico: mamma mia, che livello di definizione, che densità muscolare. Un altro punto molto importante è quello di affidarvi a un coach. Se voi volete raggiungere dei risultati, e comunque ci vuole una persona anche che oggettivamente, obiettivamente vi dia dei pareri. Cioè, se tu te vai a guardare allo specchio, magari o sei troppo critico, oppure comunque non riesci ad essere autocritico, vi serve anche un parere esterno. Quindi, magari con dei programmi, oppure una persona che vi segue, diciamo, miratamente negli allenamenti, quello è molto importante, perché comunque vi ci vuole una guida. Altrimenti, se voi fate le schede fatte a cazzo da cane, non progredite, dici: non vedo progressione, non vedo un cazzo, è normale che stallerete. Molte persone quando lavorano da personal trainer mi dicono: profè, ma io stallo sempre. Te credo, se non è un programma ben stabilito è normale che stalli. Poi c'è sta il profeta, che io te faccio coaching, diciamo, individuale, che te seguo pure mentre stanno a cagare. Cioè, mentre tu vai a cagare il profeta te segue, dico: che sta a fare la super serie? Parlo anche la super serie tra lo stronzo che stai a tirare e il bidet che te sta a fare, capito che te voglio dire? Ti seguo da tutte le parti. Cioè, mentre sta a fare un esercizio, è normale che lì, se paghi privatamente la persona, te lo segui miratamente. Io ho visto molti personal trainer che lavorano comunque in maniera individuale, ve lo dico io come lavorano, e ne ho visti parecchi. Quelli stanno a fare, ho visto una ragazza che faceva gli affondi col bilanciere, no? Ci siamo. Camminava con sti affondi, infatti in maniera scandalosa, che andava tutta avanti, che si stava a sponare le ginocchia. La trainer col telefono che parlava. Cioè, tu paghi una personal trainer che te deve seguire, che non gliene frega un cazzo, lei stava a sponare le ginocchia, quella contenta. Poi parlavano di quello che cucinavano dopo, gli parlava dei problemi della vita, ma lì non sta facendo il personal trainer, che sta a fare psicologo, sta a fare, sta andare alla parrucchiera. Quindi dovete trovare coach competenti, non si incompetenti. E comunque, ragazzi, vi ricordo una cosa: che per i programmi profetici veramente efficaci, che costano veramente un cazzo, basati sulla progressione, contattate il profeta della verità su Instagram. Abbiamo i programmi di progressione, diciamo una split su 5 giorni a settimana, su 4 giorni a settimana, e abbiamo anche le specializzazioni: specializzazione dorso profetico e anche le braccia, con un programma di 3 mesi. Quindi, ragazzi, contattatemi che vi do delle informazioni se volete veramente progredire. Se no, restate nell'anonimato, restate, diciamo, nella media, e comunque la progressione non l'avrete mai, perché se voi non avete una guida, fate sempre le stesse cose. Non avete, diciamo, la luce che vi illumina, che vi dice: questo va fatto in questa maniera, la progressione va eseguita in questo modo, è normale che mi stallate. Quindi, ragazzi, fate tesoro dei consigli che vi ha dato il profeta. Mi raccomando, scegliete dei coach competenti, dove trovate voi comunque coach in gamba. I canali YouTube, la maggior parte levateli proprio dal cazzo, che è tutta gente incompetente che non capisce un cazzo. Quindi seguite solo il profeta della verità e pochi altri che ne capiscono. Il resto veramente è solo monnezza che vi incasina tutte le idee. Quindi sarebbe anche semplice il discorso, ma ci stanno molti che te lo dicono in una maniera. Ad esempio, quando vado a fare il trainer nelle palestre, molti nell'esecuzione, nella correzione degli esercizi, uno dice: il trainer mi ha detto che le alzate laterali si fanno così. Io faccio: ma che sta a caganovo, che sta a fare la gallina? Le alzate laterali non si fanno in questa maniera. E l'altro trainer, ma chi è l'altro trainer? Fammi vedere. Cioè, a parte che fisicamente comunque un trainer deve essere sì preparato, ma ci vuole pure la possenza fisica. Mi sono trovato uno che è uno spaghetto. Gli ho fatto: mai che sto bucatino? Ma andava trovato dentro la livella, dentro la barilla. Dico: mamma mia, te credo che ti ha detto falsa della laterale così. Se vuoi fare la gallina, se vuoi caganovo, falle anche in questa maniera. Ma non è ottimale per la crescita del deltoide. Oppure, ad esempio, la panca. Mi hanno detto che si fa così. C'è problemi di spalla, dice: ah, ammazza i problemi di spalla, c'ho la spalla veramente che mi casca a pezzi proprio, c'ho la spalla smontata. Dico: oh, chissà come mai, forse perché la panca non si fa in quella maniera. Pure altri esercizi anche semplici ai cavi. Ho visto uno che mi faceva il push down con la corda così, tirava e saliva sopra. Gli ho fatto: ma che sta a fare? Ma che sta a scaricare il cesso? Gli ho detto: non si fa in questa maniera. Gomiti attaccati, la corda in questa maniera, tiro giù senza alzare i gomiti.
Molte persone queste cose basilari non le sanno, se vanno affidati a sti incompetenti è normale che dopo hanno risultati scadenti, perché la tecnica è molto importante. Detto ciò, ragazzi, fate una cosa, aggiungete il profeta della verità su Instagram, il nome ovviamente, il profeta della verità, aggiungetemi, ovviamente qui su YouTube seguite il profeta, mettete un mi piace o non mi piace, quello che cazzo vi pare, condividete la vostra essenza profetica, sti contenuti, se voi volete altri contenuti di questa maniera. Condividete il video, perché se vedo che i video così informativi fanno poche visual, cioè che cazzo gli faccio a fare? Si sentono quattro persone. Io sono d'accordo, diciamo, di rivolgermi anche ad una massa limitata, però comunque i video li dovete spingere, ragazzi, così almeno capisco che questi argomenti mi interessano. Vi saluto, falliti rosiconi.